italiani che ci sono tutti più forti. Occhio lì, partenza, andiamo a vedere cosa succede. Lotta a Casarin. Casarin o Zec? O Zec? Vettura già bene. Viliano c'è all'esterno. Viliano c'è all'esterno. Casarin all'esterno, va ad arrampicarsi sul terrapiede esterno della seconda curva, poi rientra in quarta posizione. Lotta esiste dalla lotta, ci sembra, Alex Gallotta. Ovviamente la sua gara oggi era per provare alcuni particolari tecnici, adesso in finale non ci sembra voler dir la sua. In ogni caso, davanti Jaroslav Ozek, Billy Humbers, Luciano Casarin, Fran Gallotta, Paolo Pigiato e Cristian Grasselli. E via, intanto davanti già sta facendo Fran Gallotta, gli si stacca il portamoto anteriore finito, fuori Frank, fuori Frank, vediamo che niente da fare, partita l'anteriore sinistra, quindi mancata la convergenza totale. Ha preso una botta contro il guardrail, quindi questa è la motivazione. Noi stavamo seguendo altri, grazie a Ricky e Spadola che ci fa capire la motivazione. Ozek, Albert, Casarin pigiato. Poi Casalboni, wow! Grasselli con questo rumore fantastico. Cercando di ricucire il distacco e lo strappo da Jaroslav Ozek, ma quando l'imperatore, il vecchio imperatore va davanti, normalmente non ce ne vede nessuno. Albert ha qualche problema di direzionalità, troppi, sembra che abbia una ruota frenata, l'anteriore destra, se non andiamo avanti, l'abbiamo vista, e Albert abbandona la pista. L'imperatore va davanti, sta davanti e probabilmente non ce ne sarà più per nessuno. Ed incredibilmente davanti Casarin, poi Grasselli, poi Chigiato. Un Alex Gallotta decisamente fuori gioco. Dai, dai, dai! Paolo Chigiato, colpi di scena a ripetizione. Fuori Willy Albert, fuori Frank Gallotta, fuori Chigiato, fuori Jaroslav Ozek. E adesso addirittura Grasselli alla stragrande sta tentando di andare all'attacco di Luciano Casarin, va ad incrociare le linee con il suo Tucatone. Terza Casalboni, una finale che avevamo pronosticato con possibili colpi di scena, ma a questo livello ci sembrano pure tanti. Andiamo a vedere che cosa riusciranno a combinare. Davanti i primi due e siamo intanto all'inizio dell'ultimo giro quando arriveranno sul traguardo, quindi un Grasselli assolutamente scatenato, un Grasselli che ha girato in 43.922 il giro precedente, pazzesco, miglior tempo di giornata in assoluto, scatenato in Cristian. Casarin si guarda alle spalle per vedere dove Grasselli, Grasselli,
strade. Ha rischiato di commettere un errorazzo. Grandissima prova per Cristian Grasselli, casalingo del Cerco, riesce a resistere, ancora a disposizione due curve. Grasselli probabilmente non potrà farcela, casalingo chiuderà chiaramente lo specchio della sua porta, non ce ne sarà assolutamente per Grasselli, ma l'ultima gara, la bandiera scacchi, va per Luciano Casalino, anche lo strepitoso Grasselli, fantastico! Grande! Prima prova, terzo Natale Casaldoni, forse la miglior prestazione di Natale a livello di risultato. Le uova, le uova, le uova! No, dimentichiamo.